cinema, non so, è movimento, quindi anche le immagini devono essere sempre in movimento. Questa era un po' la chiave per realizzare i manifesti. Il classico manifesto che stava un po' morendo, e io ho proprio con questa tecnica dell'areografo ho rigenerato un genere, ecco. Ho aperto proprio un ciclo. Per tutti i miei lavori utilizzo la tempera, però io l'ho adoperata sempre quasi come fosse una pittura ad olio. Devo dire, qui inizialmente si vede questo genere di pittura, come ripeto, impressionista, ecco, dove si cerca di illustrare più il film. Tipico, ecco, di quella locandina di Gli Occhi Azzurri che ho fatto negli anni 60. C'è già un taglio molto moderno, molto diverso dai soliti, quindi c'era già nella mia mente, nel mio inconscio, quello di rimodernare, ecco, un po' il settore. Ho proprio con questa tecnica dell'areografo ho rigenerato un genere, ecco. La prima opera è Bolero. Si può vedere che, ecco, là c'è l'utilizzo molto importante dell'areografo. Questi sono, diciamo, non dico la conclusione della carriera, ma insomma di un periodo molto fecondo del mio processo, diciamo, di miglioramento e come di interesse non solo italiano ma anche all'estero. Ecco, con questo film ho collaborato molto bene con Sergio Leone, per cui siamo riusciti a realizzare un'immagine molto, molto significativa. C'è un'idea molto, molto importante, molto essenziale, e questo fa parte proprio del concetto principale del film. Ecco, i quattro personaggi, oltretutto dipinti d'oro, danno il sentimento di essere dei personaggi ricchi, anche ricchi interiormente, personaggi importantissimi. Quella tavola della macca è uno degli schizzi preparatori che io propongo sempre quando si inizia a lavorare sul tema. E nel mio principio di attività ho fatto due belle storie di fumetti, una era una western e una di jungle. I tagli del fumetto erano proprio cinematografici, me lo dissero tutti, perché era quasi una novità vedere i tagli alla Sergio Leone proprio negli anni 60, che allora non c'erano i font come ci sono adesso. Si facevano a mano questi caratteri, pensa che si facevano. Quindi non era solo realizzazione dell'immagine, ma c'era anche realizzare il carattere che, vedi, questo movimento, questi tagli, erano fatti a mano. Quindi non c'era solo, ma c'era anche la creazione del logo. Oggi è diverso. Direi più facile perché non tutti sanno adoperare questa tecnica, non tutti lo sanno, quindi viene fuori anche cose molto, molto banali, ecco, molto semplici. Anche perché si utilizza molto la fotografia, e la fotografia, per quanto artistica sia, non ha mai, diciamo, quella possibilità di fare la tridimensione, di creare i piani, è sempre un po' piatta. Però c'è qualche tentativo ancora di realizzare qualcosa al vecchio modo, insomma. L'ultima richiesta, appunto, l'ultimo, direi anche sorpresa, perché mi ha chiamato Tarantino per il suo film C'era una volta Hollywood. Voleva che nel film apparissero manifesti dell'epoca, manifesti degli anni 70, del spaghetti western, e io ho realizzato, secondo le sue direttive, ho realizzato queste immagini che poi sono state messe nel film. Tenne deserto è un'opera che mi sta a cuore proprio per il percorso che ha avuto, abbastanza complicato. Insomma, è stata molto discussa col regista, col produttore, però poi il definitivo è riuscito magnificamente. E direi Nikita per la sua composizione, ma anche perché il critico d'arte o di questo genere ci lavora volentieri su quell'opera, quindi vuol dire che è riuscita.